Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Buonasera a tutti, bentornati all'appuntamento con i libri insieme ad Erika Zini e insieme a Bookmania. Puntata del venerdì molto intensa e interessante quella di oggi. Inizieremo subito parlando di un libro che sta facendo parecchio discutere, Perché non sono femminista, di Jessa Crispin, pubblicato dalla casa editrice Sur. Poi avremo un piccolo omaggio per un grande autore che purtroppo ci ha lasciato nei giorni scorsi, Philip Roth. E infine, ultimo ma non ultimo, parleremo di un libro molto curioso e interessante, ovvero Teresa Papavero e la maledizione di Strangola Galli, dell'autrice Chiara Moscardelli, che è venuta a Bologna nei giorni scorsi per presentarlo. Libro uscito da pochissimo per la casa editrice Giunti. Ma partiamo subito dall'intervista che abbiamo realizzato durante la presentazione bolognese dell'autrice americana Jessa Crispin. Il suo libro, Perché non sono femminista, manifesto femminista, è un libro che vuole essere provocatorio e che riesce benissimo in questa intenzione, pur avendo un linguaggio piuttosto forte, piuttosto schietto, pone temi molto interessanti sul concetto di femminismo, dicendo che ultimamente viene anche interpretato in maniera forse un po' troppo popolare per essere effettivamente efficace. Sentiamo quindi l'intervista realizzata durante la presentazione che a Bologna si è tenuta all'Auditorium Enzo Biagi di Sala Borse. Ci risentiamo tra poco. Un saluto a tutti, come vedete mi trovo in un posto bellissimo all'interno di Sala Borsa qui a Bologna, perché proprio oggi si tiene un incontro molto interessante insieme a Jessa Crispin, che presenta in Italia il suo nuovo libro Perché non sono femminista. Ecco qui la copia del libro pubblicato dalla casa editrice Sur. Finalmente la incontro, intanto benvenuta in Italia e a Bologna. Grazie. Anche qualche parola di italiano, ormai sono già diversi gli incontri che ha fatto in Italia, quindi la lasceremo che saprà l'italiano meglio dell'inglese. Innanzitutto ci ha colpito molto questo saggio, perché mai come in questo periodo storico le donne sembrano trovare spazi. E allora che cosa non la convince? Quello che non mi convince è che il mondo non è diventato un posto migliore solo perché le donne hanno cominciato a raggiungere delle posizioni ai piani alti della politica o delle grandi aziende, delle multinazionali. Mi sembra che il sistema sia rimasto praticamente lo stesso. Per me il femminismo implica una rivoluzione che debba cambiare radicalmente il mondo, non semplicemente aggiungere le donne al mondo come già esiste, al sistema che già esiste, appunto. Io voglio un mondo che sia più giusto, più pieno di compassione, meno avido, una società diversa, e invece ora come ora mi sembra che anche appunto le donne in posizione di potere, le donne che hanno più spazio e che hanno più voce, si comportino in maniera quasi identica a come gli uomini si sono sempre comportati. Quindi non mi sembra che questa maggiore visibilità o presenza delle donne contribuisca a rendere il mondo migliore, mi sembra che sia un cambiamento estetico, soltanto esteriore. L'approccio delle donne in questo senso è molto mite, è quasi da chiedere un permesso di esistere, un permesso di esserci. Ma che cosa spaventa delle donne? A nessuno piace rinunciare al proprio potere, a nessuno piace condividere il loro potere. Al mondo c'è solo una certa quantità di soldi, una certa quantità di potere da dividere fra tutti, e quindi ovviamente se ne hanno di più le donne vuol dire che gli uomini ne hanno di meno, e questo sicuramente gli uomini non sono così ben disposti ad accettarlo. Nel femminismo contemporaneo, che spesso è un femminismo compromesso con il sistema, con il capitalismo, si dice alle donne che dovrebbero imparare a chiedere di più, a essere più aggressive, più grintose, a comportarsi più come gli uomini. Invece secondo me è il contrario, bisognerebbe che gli uomini imparassero a prendersi meno spazio, a essere meno aggressivi, a essere più, a preoccuparsi di più del benessere delle altre persone. Quindi quando sento dire che le donne dovrebbero essere più simili agli uomini, mi viene da dire: ma li avete visti gli uomini come lo sono fatti? Non mi sembra tanto il caso. I would rather not.
E qua c'è anche un paradosso, perché in un certo qual modo sembrano essere le donne stesse a creare delle barriere di accesso verso questo ipotetico nuovo sistema. Sì, perché effettivamente noi capiamo anche in maniera limitata, ma capiamo abbastanza come cavarcela nel mondo così com'è, come sopravvivere, anche come trarne vantaggio fino a un certo punto. Quindi sappiamo, abbiamo imparato noi donne un po' a manipolare gli uomini o a competere all'interno della società capitalistica. Quindi all'interno di questo sistema in qualche maniera abbiamo imparato a muoverci. Che cosa c'è? Però tutto il resto non lo sappiamo, cosa c'è al di fuori di questo sistema, quale potrebbe essere un sistema alternativo, è un mistero. Dove andare, quale destinazione prendere, non lo sappiamo, perché in effetti nel corso della storia non è praticamente mai esistita una società non patriarcale. Non sappiamo come è fatta, è tutta da inventare, è tutta da immaginare, è sconosciuta, e quindi ovviamente è più facile continuare a vivere all'interno di un sistema che conosci, di cui sai orientarti, di cui sai le regole, anche se è un sistema che causa molta sofferenza. È difficile invece immaginare un mondo completamente diverso, e quindi preferiamo appunto cavarcela all'interno di un sistema che comunque sta crollando, che distrugge l'ambiente, che causa delle migrazioni di massa, che provoca instabilità economica. Abbiamo invece paura di ragionare effettivamente sulle alternative. Abbiamo paura forse di provare a cambiare le cose e fallire. La tua è un'analisi lucida e a volte spietata di questa realtà del femminismo di oggi. Però è anche uno sprone a cambiare, a trovare qualche soluzione. Tu che cosa suggerisci? Da dove suggerisci di partire? Se c'è stata una critica molto diffusa, molto comune al mio libro, è che non spiego esattamente che cosa fare, non do un piano preciso, non do una visione precisa di come dovrebbe essere fatta questa società non patriarcale. Ma penso che quelli che propongono così dal nulla un piano completo, quasi un po' prefabbricato, sono o gli imbroglioni o i guru, e io non sono appunto i ciarlatani o i guru, io non sono né l'una né l'altra. Secondo me dobbiamo metterci tutti insieme, tutti noi, ciascuno con le sue proprie personali idee, talenti, capacità a costruire a immaginare, a costruire un mondo nuovo. La società è fatta non di una sola persona, non è uno soltanto che si può immaginare un'alternativa. Quello che voglio è che le persone comincino a convertirsi alla causa, cominciano a cambiare atteggiamento mentale, a essere più creative in un certo senso, cominciano a farsi domande, a mettere in discussione il modo in cui al momento stanno partecipando, stanno prendendo parte alla società patriarcale, e riflettano sui modi in cui possono smettere di farlo. Che cosa posso fare invece di comportarmi come mi sto comportando? E questa, la risposta a questa domanda è diversa da persona a persona. Se lavori nel campo della medicina, dovrai trovare dei modi di esercitare la tua professione nel campo la tua professione nel campo della medicina, insomma, di costruire un sistema sanitario medico che sia diverso e che non sia basato sui valori patriarcali. La stessa cosa se lavori nell'edilizia, che ne so. Quindi bisogna che ognuno cominci con quello che conosce, con quello che fa tutti i giorni, con ciò che lo riguarda da vicino, e lo ripensi in maniera radicale. Io sono ormai da 15-20 anni, diciamo, mi muovo nel mondo letterario, e da parte mia quello che ho fatto è stato costruire, portare avanti e gestire per molti anni un sito web di recensioni di libri, una rivista letteraria, diciamo, che non era patriarcale, che prendeva la letteratura femminile molto sul serio, recensiva libri di donne come anche libri di uomini, ma insomma dava ai libri delle donne il loro spazio. Una rivista letteraria così organizzata, l'ho portata avanti seriamente per molti anni, è riuscita effettivamente a raggiungere un grosso pubblico, c'è un sacco di gente che se ne è appassionata, che l'ha amata, e tuttora quando mi incontrano mi dicono quanto è stato importante per loro questa rivista letteraria, questo mio sito.
appunto gli ha proprio cambiato qualcosa. Ecco, penso che un po' bisogna procedere in questo modo, fare quella piccola parte di lavoro che possiamo fare, che sta a noi, che spetta fare a noi, e sperare che a forza di così questi piccoli spazi di buone pratiche, la società nel suo complesso piano piano reagisca in maniera globale al sistema patriarcale che è ora in vigore. Credo che questo non sia un difetto, e credo che i libri migliori siano quelli che alla fine ti lasciano domande e non risposte. Quindi grazie per averlo scritto e soprattutto per averci portato quello che è il tuo pensiero, perché è un ottimo spunto di partenza anche per tantissime discussioni. Quindi grazie. Thank you for having me. Dopo aver parlato di un'autrice che ha fatto molto discutere, che sta facendo molto discutere a proposito del suo manifesto femminista, Jessa Crispin, che ci ha gentilmente concesso questa intervista durante la presentazione bolognese, parliamo di un altro autore che purtroppo di recente ci ha lasciato, che effettivamente ci ha fatto discutere non solo nell'ultimo periodo ma da sempre. Mi riferisco a Philip Roth, che è morto per insufficienza cardiaca qualche giorno fa a 85 anni e che ha avuto una grande, lunga e ricca carriera. È nato a Newark nel New Jersey nel 1933, viveva in una casa attualmente di campagna nel Connecticut. I suoi sono genitori della piccola borghesia ebraica ed è proprio in quella piccola comunità di provincia che lo scrittore inizia a osservare la sua gente e costruire le sue prime storie, i suoi primi personaggi. Raccoglie storie, Philip Roth, particolari che poi ingrandirà e trasformerà nel grande ritratto dell'America. Il suo esordio è datato 1959 con il suo Addio Columbus, ma il grande successo internazionale, il suo capolavoro, risale a qualche anno successivo, a 10 anni successivi, con il suo Lamento a Port Noi, un libro che tuttora viene pubblicato e ripubblicato anche in Italia, quindi se volete lo trovate in libreria. Più volte candidato al Nobel per la letteratura, non l'ha mai vinto, troppo scorretto, troppo irriverente come personaggio, però ha vinto davvero tantissimi premi. Nel 2012 aveva annunciato che non avrebbe più scritto perché, come ha detto lui, ormai aveva dato tutto quello che poteva dare con i suoi mezzi a disposizione, citando una famosa frase di un pugile molto noto. Uno stile ironico e coltissimo, il suo crudo e realista, imbevuto di suggestioni culturali. Philip Roth aveva davvero un grande talento e sapeva trasmetterlo all'interno dei suoi libri. 3 sono quelli che vogliamo suggerirvi se ancora non conoscesse questo autore: appunto Lamento di Port Noi, il suo capolavoro in bilico tra tragedia e commedia, datato 1969, e poi Pastorale americana, con cui ha vinto anche il premio Pulitzer, e infine, ultimo ma non ultimo, citiamo La macchia umana, da cui è stato tratto anche l'omonimo film. Temi scomodi, quelli che l'autore ha sempre affrontato nei suoi romanzi, nelle sue storie, che ha fatto vivere ai suoi personaggi, come il razzismo mascherato, l'antisemitismo che ha vissuto in prima persona, le debolezze del maschio e la paura di invecchiare. Tutti temi molto interessanti e trattati in maniera esauriente all'interno dei suoi romanzi, oltre 30 a disposizione. Per celebrarlo, infine, abbiamo trovato un piccolo spezzone di intervista dove ci parla di quello che lui ne vuole fare della sua vita, o ne ha fatto della sua vita. Vediamolo. What do I make of it all? What do I make of life? I'm not able to conceptualize in that way. Therefore I'm a novelist. I have to be confronted with the human situation, the individual human situation, the individual encounter, the individual problem, and then I can grasp it by presenting it as persuasively as I can. And so then I know about that, and I know about that only for as long as I'm writing it. I don't know anything once I stop writing. I really think I'm
quite stupid and dull outside of my writing. So I all my intelligence is wrapped up in specific stories. And I hope that in imagining the story, that my intelligence, such as it is present in the representation. Not by my saying smart things, but just that my intelligence is expressed through the imagining of situations in words. So I don't know what to say or make of life. I don't think I would be any more equipped to answer that question than I would have been at the age of 10. I look to others to do that. But all my brain power has to do with specificity. Dopo il tributo dovuto a Philip Roth, cambiamo completamente argomento, perché in settimana c'è stata qui a Bologna la presentazione di un libro di tutt'altro genere, un libro che a noi è piaciuto molto, estremamente ironico, divertente, ma anche pieno di mistero, un giallo vero e proprio. Mi sto riferendo a Teresa Papavero e La maledizione di Strangola Galli, che l'autrice Chiara Moscardelli ha fatto e ha tenuto proprio qui a Bologna, presso la libreria Coop Ambasciatori di Via degli Orefici a Bologna. Un libro davvero in pieno stile Moscardelli, ricco di azione, ricco di dialoghi esilaranti e ricco di mistero. Teresa Papavero è una donna di 41 anni che si trova a un punto, potremmo definire, morto della propria vita. Ha perso l'ultimo lavoro in circostanze piuttosto misteriose. Quello che doveva essere il suo lavoro di profiler non si è mai effettivamente sviluppato. Insomma, ha deciso di tornare nel proprio paese d'origine, che si chiama appunto Strangola Galli, in provincia di Frosinone, per cercare di ricostruire la sua vita e magari anche trovando, se non l'uomo ideale, comunque una compagnia. Infatti uno dei primi incontri che ha a Strangola Galli è con un ragazzo conosciuto su Tinder, che stranamente risiede proprio in questo paesino di poco più di 2000 anime. Caso vuole però che la sera in cui si devono incontrare, in cui lei è a cena a casa sua e per un piccolo disguido con l'aria condizionata si trova a passare una buona parte del suo tempo nel bagno, lui cade dal balcone e muore. Teresa Papavero non ci crede che si tratti di suicidio e quindi inizierà una sua indagine parallela insieme al maresciallo di Strangola Galli per riuscire a capire che cosa sia successo. E si avventura Strangola Galli però anche un altro personaggio, un poliziotto, Serra, che si trova a dover indagare su questo strano suicidio, che ovviamente non ha mai creduto essere tale. Una coincidenza vuole anche che scompaia una donna dal bed and breakfast che Teresa ha aperto un po' fortuitamente nella casa paterna molto ampia e quindi con alcune stanze in affitto. Poco dopo scopre che questa donna, che lei ha ospitato per una notte, in realtà è scomparsa e il marito la cerca alla famosa trasmissione "Dove sei?", una sorta di "Chi l'ha visto?" dei nostri tempi. E così succede che segnala di aver visto questa persona e una troupe di "Dove sei?" arriva a Strangola Galli. Ovviamente è una festa per tutto il paese, che finalmente è un po' al centro dell'attenzione, anche se non per avvenimenti piacevoli, sebbene appunto per un presunto omicidio e per la scomparsa di una donna. Insieme alla troupe televisiva arriva anche un personaggio che faceva parte del passato di Teresa Papavero. Si troverà quindi circondata da tante persone che vogliono da lei cose diverse, ma dovrà districarsi soprattutto non tanto per gli uomini che le girano attorno per vari motivi, ma soprattutto in questi misteri che vuole a tutti i costi riuscire a risolvere. Teresa Papavero
povero che ha delle capacità particolari, tra cui quella di avere una particolare sensibilità dovuta anche ai suoi studi come profiler, ma anche una particolare memoria analitica che solo pochissime persone al mondo detengono, ovvero quella di ricordare in maniera distinta ogni singolo istante della propria vita. In occasione della presentazione abbiamo incontrato l'autrice, l'abbiamo intervistata proprio a proposito di questo libro. Un saluto a tutti, siamo qui alla libreria Ambasciatori, Coop Ambasciatori, in compagnia. Intanto hai fatto la fotobomb praticamente. Esatto. Chiara Moscardelli, un viso noto ai nostri spettatori perché è già stata nostra ospite qualche anno fa. E con una gatta morta. Sì, eh. E quindi è un grande piacere essere di nuovo qui a Bologna con te per parlare di Teresa Papavero e la maledizione di Strangola Galli. Brevissimamente, perché so che è una serata davvero intensa. Il treno, e quindi ecco. Lo perdo. Ecco. Bene, innanzitutto come nasce l'idea di questo libro? Nasce da Strangola Galli stessa, nel senso che era una vita che volevo ricreare la mia Cabot Cove. Io sono un'appassionata della signora Fletcher e non avevo ancora trovato il posto giusto dove ambientare la signora in giallo, che in questo caso è Teresa Papavero, e finalmente mi è apparsa Strangola Galli, che è la mia Cabot Cove. Non è nel Maine, non è sul mare, ma in provincia di Frosinone, esiste, è un borghetto meraviglioso, e una volta che ho trovato Strangola Galli ho trovato tutto il resto. Teresa Papavero, che è molto diversa per certi versi dai tuoi precedenti personaggi femminili. È diversa, sì, perché è un Avengers, come ha detto un mio amico, ha i superpoteri, nel senso che le mie protagoniste precedenti erano alla ricerca dell'amore, del principe azzurro, per loro era la cosa prioritaria. Per Teresa Papavero, non che non lo incontri, ne incontri ben due, ne incontra di principi azzurri, però per Teresa Papavero la priorità è cercare il suo posto nel mondo. Lei sognava di diventare una profiler, non lo è diventata, ma lo diventerà nel corso del libro, e va a vivere a Strangola Galli per cercare proprio di ritrovare se stessa, anche se è un po' attempata perché ha 42 anni, diciamo che la sua priorità non è cercare appunto il principe azzurro, l'uomo della sua vita, ma è realizzarsi professionalmente. Non c'è riuscita, ma Strangola Galli non solo si realizzerà professionalmente, ma incontrerà anche l'amore. Ecco, non diciamo tanto altro, diciamo però che nel tuo romanzo si mischia il comedy, si mischia quindi l'ironia insieme al giallo, insieme al mystery. Sì, perché ci sono Teresa Papavero sognava di diventare una profiler, ha studiato psicologia, ha fatto dei master per cercare di diventare proprio una delle la sua passione, diventare una profiler, non ce la fa, si rifugia a Strangola Galli per cercare un po' di pace, ma Strangola Galli, abbiamo detto prima che è Cabot Cove, quindi pace non ne ha, perché si butta uno dalla finestra al primo appuntamento, cioè lui si butta dalla finestra mentre c'è il primo appuntamento con lei, ma non si butta perché poi alla fine lei è convinta che qualcuno l'abbia buttato fuori dalla finestra e l'abbia spinto fuori dalla finestra, quindi non si sia trattato di un suicidio ma di un omicidio, e lei indagherà su questo, e in più scompare una donna a Strangola Galli, quindi diciamo ci sono ben due misteri e due uomini. E sentiremo ancora parlare di Teresa Papavero? Assolutamente sì, perché in teoria dovrebbe essere una trilogia, ma se va bene faccio la signora Fletcher e quindi praticamente non finisco più. Vi ossessionerò con Teresa Papavero e Strangola Galli. E noi siamo contenti di essere ossessionati. Non ci resta che dire buona lettura. Sì, io lo devo dire. Buona lettura, Jack. Okay. Divertente il libro, misterioso, intrigante in questo giallo misto all'umorismo, così come anche l'autrice. Una presentazione, quella di Bologna, davvero estremamente divertente. Vi segnaliamo quindi, se arriverà nelle vostre zone, andate a vedere senz'altro la presentazione di Chiara Moscardelli. Ovviamente un libro consigliato, Teresa Papavero e la maledizione di Strangola Galli, così come consigliato Perché non sono
femminista di Jessa Crispin, e come abbiamo avuto modo di vedere all'interno di questa trasmissione, un consiglio particolare è anche di andare a scoprire o riscoprire un autore come Philip Roth, se ancora non avete avuto modo di leggere i suoi libri, perché senz'altro è in grado di fare un ritratto dell'America estremamente attuale e irriverente. E con questo è tutto anche per Bookmania di oggi, vi aspetto però martedì prossimo alle 19, ci sarà con me un ospite, non vi anticipo nulla perché ci vedremo tranquillamente martedì alle 19, intanto buon weekend di letture. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.